La ciaramela, non so se vuole fare un piccolo intervento. Diamo la parola a Boccalari. Dottor Boccalari, prego. Il giocatore Farinazzi, per favore. Al tavolo. Giocatore Farinazzi, per favore. Sì. Solo una cosa che ha ricordato Lodovico, ma la responsabilità è mia perché c'è la U, quindi lo dico, non è dei ragazzi, che è del controllo dell'errore. E Ludovico ha detto che ha fatto parte, insieme ad AGA, tante altre, una decina di comunità, alla stesura di un manifesto, un primo passaggio, insomma, di più di 10 anni fa, di quello che sarebbe stato poi anche un incontro come oggi. E in quell'incontro, tra la fine del 2007 e il febbraio del 2008, che poi noi stendiamo un manifesto che ha 10 punti e sono i punti che voi raccontate, dei valori che portate avanti, e beh, c'erano anche gli amici di Mede, quindi lascio la parola a loro. Se parliamo di regole non siamo amici, vero signora? No, perché a Verona dobbiamo fare le vostre regole. Quando venite a Mede dobbiamo fare le vostre regole. L'importante è che ci sia la regola. Va bene, niente. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua ancora. Un'altra occasione per conoscere gente nuova, giochi nuovi che avevamo sentito così parlare, ma non abbiamo mai avuto modo di vedere e di saperne descrivere la storia, eccetera. Non credo sia l'ufficio anagrafico perché abbiamo scoperto l'età quasi di tutti. Va a finire che il più vecchio sono io, 70 anni. No. Ah, 84 Federico, scusa. Nunzio? Ah, Nunzio 80, beh, insomma, 1, 2, 3, dai, 4, va bene, niente, grazie. Ecco, noi abbiamo già fatto l'intervento la settimana scorsa a Mede. Io personalmente non ho più di tanto da dire se non che illustrare a chi non c'era, quelli nuovi degli attrezzi di gioco, che come avete detto anche voi, ogni regione, ogni posto ha la sua regola, il suo modo di interpretare il gioco, eccetera. Palla, pallina, piuttosto che un altro. Ecco, noi abbiamo la terza domenica di settembre abbiamo il palio della Ceramè. La seconda, la terza chi era? Ah, tocca a te, scusa. Ecco. Scusi, assessore. Assessore Bolzoni mi corregge sempre. Meno male che c'è lui che ci sopporta e ci supporta. È il cosiddetto palio della Ceramella. La Ceramella è praticamente il nome dialettale della lippa. La lippa è un altro gioco recuperato. Praticamente la vera lippa sarebbe questa, quella originale, diciamo. Questa è la lippa, beh, insomma. La lippa, vabbè. Che praticamente si deriva dal classico manico di scopa, cioè l'attrezzo proprio. Poi semplicissimo, si è fatto così. Poi vabbè, è stata rivoluzionata. Noi il palio da ceramella lo giochiamo con questo, che è 18 centimetri di lunghezza, 18, vero Fabio? 18 centimetri di lunghezza e per 3,5, sì. E giochiamo con questo bastone di battuta che noi chiamiamo dialettalmente il back, no? Il back, che è 50 per 4. Questo diciamo che è categoria adulti, quello che giocano i giocatori del palio. Poi abbiamo questo, che è più piccolo, che lo si usa nei giorni antecedenti il palio, che è il palio dei ragazzi, che è praticamente lo scianco, giusto? Più o meno. Lo scianco, esatto, sì. Completamente diverso. Vabbè, le regole del palio dei ragazzi è una battuta, che va più a distanza, vero? A distanza, esatto. Noi durante invece il gioco del palio che si tiene, il gioco della ceramella che si tiene per ragioni di sicurezza, collegando il discorso che avete fatto gli altri, degli spazi, delle piazze, lo facciamo per limiti di questione di sicurezza al campo sportivo, per cui ci stiamo dentro nella sicurezza. Ogni giocatore ha diritto a 3 battute, va a distanza, vero? Va alla distanza e poi alla fine si conta chi ha fatto più, chi più punti, esatto.
di 5 in 5, sì. Succede che durante il lancio c'è poi la stima dei punti, cioè io tiro fino a una certa distanza e chiedo al mio avversario quanti punti mi dai. Così calcolo in base più o meno, mi sembra, mi pare, vabbè, chiediamone 50, no? C'è questo dubbio, ci sono o non ci sono? Allora lì c'è la conta. La conta, noi siamo rimasti un po' indietro perché non si può modernizzare per regolamenti, come si parlava prima. Quelli di Verona noi siamo un po' invidiosi perché bisogna piegare la schiena. Loro invece hanno lo sciancometro, si sono già evoluti loro, che ad altezza naturale misurano la distanza. Invece noi dobbiamo piegarci e farla proprio a schiena. Con, come si può dire, un'aggiunta che bisognerebbe stare proprio al regolamento fisso, che mentre il giocatore conta, l'altro, questo qua glielo frega sulla schiena, fino a quando è arrivato alla base di partenza che sarebbe la K. Ecco. E praticamente poi c'è, esce una, sono 10 rioni, si contendono questo palio, questo, questa asta, no? E praticamente vince chi fa più punti e boh, basta, c'è più niente. Lui è il veterano del palio, non gioco più, un altro anno non gioco più, è ancora qua. come diceva appunto Nunzio, che barcollo ma non mollo. Ad ogni modo, niente, speriamo anche noi di poter fare un po' incetta fra la gioventù, sempre parola molto difficile da sentire, invogliando a destra e a sinistra, con la speranza che qualcuno, sempre facendo affidamento in un eventuale, tra virgolette, coinvolgimento con le scuole, è sempre difficile questo contatto. Nonostante, lo posso dire chiaramente e pubblicamente, che tanto la preside non ci ascolta, quando ho detto, scusi, sarebbe possibile venire a insegnare ai bambini, fare una dimostrazione, renderli partecipi con cose naturalmente molto ridotte, a distanza ridotta, con tante... Ho parlato un quarto d'ora e mi fa, scusi, lei è di Mede proprio, cos'è la lippa? Allora gli ho fatto una confezione regalo, tipo così, no? Con un pacchetto, con un bel nastrino. L'ho collegata in una busta da boutique con il libro del palio, che io ho fatto una pubblicazione nel 2008, una pubblicazione sui 25 anni di palio, no? E gli ho legato questo libro e gli ho dato in segreteria da dare alla preside. Non so, non calcoliamo il valore, ma ammesso che ti abbia regalato anche uno straccio, l'ha portato Boccalari. Allora Boccalari, senta, oh, pronto, buongiorno, ricevuto, poi ci sentiamo, poi ci vediamo. Silenzio assoluto, per cui il rispetto, si parlava anche di rispetto, no, prima, ecco, va bene. Io non so, vuoi dire qualcosa Fabio? Niente. Beh, ci sono comunque giovani, ci sono i fiori della lippa, ci sono i giovani, insomma, non siamo così. No, perché non mi sto abbattendo moralmente, eccetera, però... Allora ci siamo, vieni, ti offro una pizza, vieni, cioè, cosa devo fare per dirti vieni o non vieni? Speriamo. Questa è la sfida. Sì. Sì, sì. Ma solo una battuta. Allora, sì. Sì, sì, allora no, mi collego a Cesare, giusto, ecco, gioco di strada come tutti i vostri, no, eccetera, non era necessario un attrezzo particolare perché il pavimento si picchiava da lì, per ragioni di sicurezza, come ripeto, giochiamo al campo sportivo, però abbiamo una tavoletta di legno perché sull'erba non rimbalza e questa tavoletta la usi soltanto per dargli la botta iniziale. E l'arbitro che c'è al seguito, gli arbitri, a ogni battuta, a ogni lancio, se la prendono su per andare avanti. Ma come diceva prima il signore là, la prima battuta, sì, l'avversario che è di fronte a me
dovrebbe prenderla ed essere capace di tirarla, di prenderla nel cappello. Cioè la battuta iniziale è Jarret, Bandé, Chaplin tal capé, cioè prendila nel cappello, no? Però loro sono talmente animali che lo sai che tu sei davanti e lo tirano di lato, in modo che tu non puoi... Tutto il campo. Ci tira verso l'infinito. Lui è stato uno di quelli che con tre battute è andato oltre. Chi è stato? Parola torna indietro. Cosio? Cosio con tre battute è andato oltre oltre il campo sportivo, cosa sono? 100 e 100 e 100 metri. Potrebbe andare avanti all'infinito, perché la scelta del legno, la modalità, il gioco in piazza, il gioco in campo, però abbiamo veramente pochissimo tempo e una delle sfide che abbiamo è anche che questa descrizione che faremo per l'inventario sia più completa possibile, con le immagini, anche con dei filmati, con i suoni, quindi darvi anche... Quindi la prossima volta che ci troveremo sarà anche per poter visionare tutto questo e il lavoro che stiamo facendo. E adesso tra poco ascolteremo comunque i suoni, i paesaggi sonori di questi giochi.